Perfetto, eccoci qui cari amici, cari amiche che seguite Canale 2 C'è, ben ritrovati, siamo alla puntata del mercoledì, oggi parleremo ancora una volta della questione 4 novembre, sapete che un'ordinanza del commissario prefettizio, la dottoressa Iaculli, il giorno 14 di dicembre aveva disposto la chiusura della scuola per vulnerabilità sismica. Una decisione scaturita a seguito di un rilevamento fatto da tecnici e periti che avevano fatto proprio una valutazione del rischio sismico delle nostre strutture, delle nostre scuole nella nostra città. E ovviamente sono venuti fuori dei problemi che vi abbiamo già mostrato nel corso di altre puntate. Abbiamo sentito la dirigente della scuola, la dottoressa Giuseppa Crapuzzi, ma avevamo sentito anche il commissario prefettizio, la dottoressa Iaculli, ci avevano spiegato proprio che cosa era stato deciso, e però abbiamo chiuso quella trasmissione con quello che era il post chiusura. Quindi come si riprenderanno le lezioni il prossimo 9 di gennaio? Dove andranno a scuola i 500-600 bambini? Era proprio questa la tematica che tutti volevamo un po' conoscere. Ovviamente sappiamo che il nostro comune è commissariato, ci sono i dirigenti, ci sono i tecnici, ma della vicenda si è occupato anche il consigliere regionale Francesco Paolicelli, presidente della quarta commissione Industria, Artigianato e Commercio della Regione Puglia, e oggi siamo proprio in collegamento con il consigliere Paolicelli che era stato qui ad Altamura alcuni giorni fa con una squadra per verificare le condizioni della scuola. Intanto grazie per aver accettato l'invito, consigliere. Sì, ciao a te, Felice, saluto le telespettatrici e telespettatori di Canale 2. Insomma, grazie per questa opportunità che mi permetterà appunto di aggiornare quello che si sta facendo, quello che si sta cercando di fare con i vari uffici e con gli uffici della città metropolitana e gli uffici anche della Regione Puglia e quelli comunali, proprio per insomma dare una continuità al diritto allo studio a questi oltre 400 ragazzi che già hanno pagato tanto nel periodo della pandemia e oggi non possono ancora pagare tanto con i doppi turni o con la perdita di giorni di lezione. Quindi su questo stiamo lavorando, ecco, e magari vorrei aggiornarvi su quello che si sta facendo. Abbiamo saputo, insomma, anche lei ci aveva messo al corrente che era stato ad Altamura per fare un ulteriore sopralluogo e verificare un po' le condizioni di questo istituto. Sì, allora, oltre alle verifiche in loco, dove sono stati fatti ben 24 prelievi di verifiche per verificare lo stato del calcestruzzo, stiamo parlando di di una struttura dell'inizio del Novecento. Quindi abbastanza vecchia, ma con un sistema di appunto, costruzione dei pilastri differente. Quindi è un unico stato, uno degli unici stati, degli unici appunto, strutture della Regione Puglia in questa tipologia di costruzione. Stiamo parlando appunto di problemi nella vulnerabilità appunto, dello stato. E quindi esattamente proprio non c'è stata la possibilità di effettuare alcuni prelievi di calcestruzzo perché in quanto era polveroso, c'è cioè una resistenza di 125 rispetto ai 350 di RCK, saranno insomma, i Eh sì, è un tecnici termine potranno bene tecnico, di che si esatto. tratta. E quindi la difficoltà è, diciamo, l'emergenza c'è, quindi bene ha fatto. A questo punto la commissaria Iaculli insomma, a verificare per bene lo stato dell'arte e a provare una collocazione differente ai ragazzi. Su questo dobbiamo dare una mano. Voglio salutare la commissaria che diciamo, sta portando in questo momento una situazione abbastanza complicata. Ha già fatto un bando per individuare le aree, se ci sono aree insomma, idonee, dando la possibilità anche a privati di partecipare per candidare delle aree
idonee per una scuola. Inoltre, io come ho fatto l'incontro con la città metropolitana di Bari e con l'ufficio scolastico regionale, la dottoressa Lotito e il delegato del sindaco De Caro, Marco Bronzini, proprio per verificare se ci sono altre aule delle scuole di secondo grado, cioè le scuole superiori per intenderci, e abbiamo individuato sulla carta, ma ci sarà un ulteriore sopralluogo giovedì mattina 22 con i tecnici della città metropolitana proprio nell'antistante struttura del Vitimaino. Ci sono, pare, sulla carta, ripeto, altre 10 aule, però con alcuni interventi da fare. Sono questi, diciamo, il percorso da attivare. Dobbiamo cercare di ottimizzare, di non mandarli in più spazi differenti e di ottimizzare appunto gli spazi che abbiamo a disposizione, senza lavorare però contemporaneamente ad una soluzione che sia una più definitiva. Allora, consigliere, io personalmente, come si dice, ma fa parte anche del mio lavoro, devo un po' capire in che strada si sta andando e se magari è una strada sulla quale noi giornalisti non troveremo nulla in contrario. Però mi è sembrato di capire da alcune informazioni che ho raccolto che laddove si vuole sistemare questi bambini c'è da fare un po' di interventi anche di antimuffa, perché le stanze sono un po' umide e pare che non siano riscaldate. È così o no? Le informazioni che ho avuto sono queste o no? Allora, no, questa è la verifica che faremo il 22 mattina, giovedì, in modo tale da verificare lo stato dell'arte sia del Vitimaino, di tutto il Vitimaino, perché il Vitimaino è diviso in diverse parti, c'è là una parte che è della città metropolitana e una parte del comune. Quindi verificheremo gli ambienti della città metropolitana e quelli del comune per capire queste aule vuote se sono realmente utilizzabili e che tipo, nel caso possono essere utilizzati, che tipo di interventi sono necessari appunto per far ospitare appunto delle altre aule. Calcolate che già la parte della scuola dell'infanzia sono state sistemate le aule, quindi potranno riprendere tranquillamente anche con la mensa. Altre 5 aule più 2 della dirigenza sono state sistemate. Ringraziamo la direttrice della Facelli che ha accolto queste aule, che ha dato la possibilità, insomma, di cedere queste aule, e poi restano altre 15 aule per terminare e per dare la possibilità a loro di riaprire tutto in mattinata senza andare col doppio turno. Quindi verifichiamo lo stato dell'arte di queste aule per il 22 mattina e dopodiché potrò dare un ulteriore aggiornamento. Insomma, l'obiettivo è unico, quello di evitare il doppio turno. Allora, consigliere, proprio così per fare un piccolo riepilogo per quelle che sono le informazioni arrivate qui a noi in redazione a Canale 2. Allora, si sta pensando di ricavare delle aule nell'ex salone, diciamo, nel salone grande del Vitimaino, dove gli anziani vanno a ballare. E lì poi vediamo un po' che cosa è successo, perché c'è anche una piccola protesta degli anziani. Quindi lì verranno individuate delle aule dove spostare alunni della scuola dell'infanzia e alcune sezioni, alcune classi della 4 novembre. Gli uffici amministrativi, mi è sembrato di capire, che andranno a finire alla Pacelli, e quindi bisognerà trovare la sistemazione per altre aule che saranno quindi sistemate in qualche edificio, 15, diciamo, adatto alla funzione. È giusto? Sì, assolutamente, anche perché è necessario non che ci sia, diciamo, delle aule dedicate agli stessi ragazzi e ragazze delle scuole primarie, che sono differenti, che hanno esigenze differenti con le scuole secondarie, come gli istituti tecnici, l'istituto tecnico piuttosto che i licei, perché comunque i bagni non possono utilizzare lo stesso bagno. Quindi anche nel trovare nella ricerca di aule si sta pensando anche a questo. Quindi la ricerca è, devo ringraziare la dottoressa Lotito dell'ufficio scolastico regionale,
che sta chiamando e si è messa a disposizione, davvero chiamando tutte le presidi, tutte le dirigenti scolastiche. Voglio ringraziare anche la dottoressa Giordano, che è dell'alberghiero, che sta dando una mano appunto a ritrovare, perché il Vitimaino è di competenza anche della dottoressa Giordano, che è la presi, la direttrice dell'alberghiero industriale. Quindi su questo verificheremo questa consistenza e capiremo se realmente queste aule sono utilizzabili e che tipo di intervento è necessario fare. Verificata dopo questo sopralluogo capiremo quali altre aule serviranno, però intanto vediamo se queste 10 aule che sulla carta ci sono possono essere utilizzate. Un passo alla volta, però dobbiamo necessariamente verificare in loco. Ecco, su questo è necessario fare questi sopralluoghi e diciamo, ovviamente l'obiettivo è sempre che all'orto si riapra, e si riapra soltanto evitando i doppi turni. Beh, diciamo che almeno c'è uno spiraglio, insomma, sembra ci sia una via per trovare una soluzione, e questo ci fa piacere, perché poveri bambini, dopo 2 anni di Covid, interrompere le lezioni. Per fortuna, ecco, abbiamo gli spazi dove eventualmente poter pensare di allocare questi bambini, di collocare queste classi. Lei risulta che gli anziani si sono un po' arrabbiati perché perderanno parte della loro, diciamo, dei loro spazi? Non mi è ancora arrivata questa lamentela, però gli anziani cercheranno di capire che è importante anche per loro che i giovani continuano ad avere un insegnamento e un diritto allo studio fondamentale, anche per garantire agli stessi ragazzi un futuro più importante, diciamo è necessario appunto il diritto allo studio, quindi non possiamo limitare. Ecco, troveremo delle alternative. Adesso priorità è che i ragazzi abbiano diciamo una continuità nell'insegnamento. Adesso oltre alle aule che si stanno vedendo nel Vitimaino, comunque la ricerca anche in altre aule, anche alla San Giovanni Bosco, si sta continuando a fare, quindi parallelamente si sta lavorando su tutta la città. Ripeto, c'è anche questa richiesta di avviso pubblico per la ricerca di immobili. Insomma, non ci fermiamo, la collaborazione tra gli enti è continua, anche la Regione Puglia, sono già andato negli uffici dell'edilizia scolastica, potremo anche trovare delle risorse da mettere a disposizione proprio per magari rendere più confortevoli alcuni ambienti che andiamo a trovare. Quindi tutte le strade le metteremo in atto per garantire il diritto allo studio. Bene, grazie consigliere Pauliccelli. Su questa vicenda, insomma, ci auguriamo, ma sto vedendo che c'è anche impegno da parte dei dirigenti scolastici, gli uffici comunali e anche l'interessamento appunto dell'ufficio provinciale scolastico. Insomma, penso che alla fine, insomma, ci auguriamo altra venga. Altra cosa vorrei aggiungere. Si è parlato, ho letto alcune polemiche sui social di qualcuno che diceva ma c'era un finanziamento, perché non si è proceduto prima? Chiariamo. Il finanziamento per la sistemazione definitiva della scuola 4 novembre c'è, ma quel finanziamento è in graduatoria. Stiamo parlando di 3 milioni e 7 dello Stato e 2 milioni e mezzo di cofinanziamento del Comune, ma è una graduatoria. Oggi con l'ordinanza di chiusura quella graduatoria viene superata, ci sarà una priorità e adesso verranno poi utilizzati per la sistemazione. Dopodiché capiremo dopo questo, si capirà, capiranno gli uffici ovviamente, se dopo questa relazione di problemi, di vulnerabilità, se c'è proprio l'opzione di rialzare un nuovo edificio, però ovviamente c'è sempre la soprintendenza che dovrà esprimersi, oppure intervenire su quello esistente. Questa poi è una valutazione che si farà, però le risorse ci sono, ma ci sono e c'era una graduatoria. Oggi con l'ordinanza di chiusura quella graduatoria viene superata, però c'era una graduatoria, quindi chiariamo che non è che le risorse c'erano e non sono state spese. Le risorse c'erano, ma erano in graduatoria.
Senta, come si dice, ogni tanto poi vengono alla mente alcune cose. Lei ovviamente è un consigliere regionale, diciamo, il tema a livello locale, adesso stavo pensando che un po' di tempo fa si parlava della costruzione di un parcheggio laddove c'è il campo Cagnazzi. Meno male che non si è mai partiti con i lavori, non è stato appaltato nulla perché, ahimè, poteva succedere qualcosa di pericoloso. No, purtroppo, vabbè, con i se e con i ma, purtroppo non si riesce a fare granché, però chiaramente la relazione che è arrivata qualche giorno fa, subito dopo l'insediamento della commissaria, chiaramente mette in guardia tutta quell'area. Quindi bene si è fatto subito a non a evacuare tutta la scuola e a trovare soluzioni alternative. Non è facile, la comunità altamurana che sta vivendo questo dramma deve collaborare tutti quanti. Abbiamo per fortuna anche una classe, non so, anche imprenditoriale che oggi può dare davvero una mano partecipando a quell'avviso per individuare delle altre strutture e provare a metterla in, diciamo, in condizioni tali da poter mettere le aule e tenere una intera comunità in un unico stabile. Quindi io faccio appello alle tante buone sensibilità che il comune di Altamura ha. Oggi è il momento di essere compatti per risolvere questo problema, che è garantire a tutti quei ragazzi lì la stessa grado di istruzione che abbiamo avuto tutti quanti noi. Quindi non possiamo davvero scendere in polemiche. Va bene, consigliere, prima di chiudere, se magari dedichiamo qualche minuto un po' a quello che è successo politicamente nella nostra città, il governo Melodia è arrivato a capolinea, però tutti si sono un po' chiesti la posizione del PD, che era quella, insomma, dichiarata anche nei comunicati, attraverso comunicati ufficiali. Prima risolvete i problemi vostri all'interno di ABC e poi ne possiamo parlare. Poi dopo siete usciti con un secondo comunicato, vabbè, siamo disposti a darvi sostegno, ma soltanto su queste tematiche. Avete individuato due tematiche sulle quali dare appoggio politico, mantenendo sempre quella posizione di risolvete prima i vostri problemi, altrimenti è inutile che stiamo qui. Se ne vuol parlare un po' di questa, perché con il PD qui a Altamura non è che siamo riusciti a cavare granché. Ma certo, assolutamente, anche se ovviamente sono più a livello locale queste vicende, però chiaramente io sono del territorio, sono di Altamura, l'ho vissuta più volte, diciamo, questa dinamica, e la cosa che ho sempre sostenuto è che era necessario comunque questo chiarimento di questa crisi aperta da ABC dal nulla, con, secondo me, in maniera strumentale su una delibera di indirizzo, ma non era quello il problema. Sono state anche dichiarazioni nei consigli comunali precedenti, poi non ho ben accettato, colto con favore, diciamo, l'apertura di una crisi anche in un periodo in cui diciamo, era già difficile dal punto di vista proprio di salute della sindaca, diciamo, una presenza. Diciamo, non ho condiviso tanto le modalità, però appunto per questo ABC doveva chiarire innanzitutto dentro di sé, perché poi anche ABC ha perso un pezzo. Erano cinque, poi uno che ha preso le distanze dagli altri quattro, la stessa sindaca comunque era di ABC, quindi comunque, diciamo, facendo parte di un partito, era giusto che chiarivano loro innanzitutto le posizioni. Il PD è sempre stato coerente, alla fine è rimasto, ha preso appunto le distanze da quel tipo di atteggiamento perché non condivideva questa strumentale crisi e ha detto: bene, noi ci siamo soltanto per portare avanti dei provvedimenti utili per la città, come quelli sul PNRR, sul bilancio consolidato per dare l'opportunità all'ufficio giudice di pace di riaprire, diciamo, dare la possibilità alle variazioni del piano delle opere pubbliche triennali, altrimenti noi perdevamo dei finanziamenti importanti, e piccoli provvedimenti che andavano incontro alle esigenze dei cittadini.
Questo era quello che si voleva fare. Purtroppo c'è stata anche qui tanta strumentalizzazione, i fatti sono sotto gli occhi di tutti. Chi ha voluto agire in un certo modo, diciamo, sono sicuro che i cittadini altamurani non se lo dimenticheranno e capiranno anche in che modo ridare fiducia a persone nella prossima tornata elettorale. Adesso abbiamo problemi più seri da affrontare, come la scuola 4 novembre. Mi auguro che tutti, anziché scrivere sui social, si diano una mano a risolvere i problemi per la città. Va bene, consigliere, per carità, assolutamente, le polemiche comunque, oramai i social hanno dato la parola a tutti, anche a chi pensa poco, e quindi, ahimè, ce li dobbiamo tenere. E prima li incontravamo solo al bar, adesso ce li troviamo nel cellulare tutti i giorni, quelli che dicono magari qualcosa che non condividiamo. Per concludere, mancano pochi giorni al Natale, ecco, intanto le facciamo gli auguri di un buon Natale a lei, in famiglia, a tutti, però ecco, magari attraverso lo strumento televisivo le diamo la possibilità di fare anche lei gli auguri ai nostri concittadini. Io voglio davvero augurare a tutti i concittadini altamurani un sereno Natale e un felice anno nuovo, sperando di poterlo condividere con le persone che davvero si vogliono bene e soprattutto di provare in queste festività ad aiutare sempre qualcuno che non ce la fa sempre. Ecco, diciamo, l'obiettivo è questo, anche nel bilancio quest'anno di fine anno della Regione Puglia stiamo provando a dare un aiuto a chi è un passo indietro, a chi non ce la fa, a chi dovrebbe avere tutte le possibilità per farcela. Ecco, voglio dare uno degli esempi che in regione, in questo bilancio stavo lavorando, cioè il contributo per la procreazione medicalmente assistita. Insomma, questo è un passo avanti che la regione Puglia sta facendo, di dare un aiuto a tutte quelle giovani coppie che non riescono ad avere figli e che non hanno le competenze economiche, non hanno la possibilità economica di ricorrere a un'assistita. Ecco, la Regione Puglia si sostituisce a questo e dà la possibilità a quelle giovani coppie di accedere a quella procreazione assistita, perché oggi è sempre più frequente e io da giovane 38enne, dove tanti miei amici giovani diciamo, ricorrono all'assistita, dobbiamo aiutarli. Va bene, grazie, belle parole, bel pensiero, e noi le facciamo anche gli auguri di buon Natale. Ovviamente faccio gli auguri a tutto lo staff di Canale 2, perché è sempre presente ed è sempre diciamo, sui temi che riguardano il bene della città, sono sempre presenti, e questo non è di poco conto, Felice. Permettimi davvero di ringraziarti per il lavoro che fai insieme a Nunzio, ad Arturo e a tutti coloro che collaborano con Canale 2. Grazie per quello che fate per la città di Altamura e per tutti diciamo, i cittadini altamurani. Grazie, grazie consigliere Paolicelli. Bene, allora, cari amici, è tutto per questa puntata. Oggi siamo stati con Francesco Paolicelli, presidente della Quarta Commissione Industria, Artigianato e Commercio, consigliere regionale della nostra città. Abbiamo parlato della 4 novembre, insomma, avete sentito, c'è uno spiraglio, si va verso una soluzione. Giovedì mattina il consigliere Paolicelli sarà qui con un'altra delegazione che farà un sopralluogo in quelle aree che dovrebbero essere destinate ad alcune aule. E quindi ci auguriamo che il 9 di gennaio, non sarà il 9, sarà il 15 di gennaio, questi poveri ragazzi trovino la possibilità, ecco, di poter continuare a studiare, perché insomma, sarebbe davvero un peccato togliere il diritto allo studio per un problema non causato da loro. Grazie consigliere, buone cose e tanti auguri di nuovo. Auguri, auguri a tutti. Bene, è tutto, cari amici che avete seguito la puntata odierna di Canale 2 C'è. Io vi do appuntamento, per quanto mi riguarda, a venerdì. Domani vi vedrete con Arturo Castoro e adesso vi lascio a Kikiriki con Emanuele Giordano. Alla prossima.